Tre anni fa si sono esibiti su questo palco con uno spettacolo a tema Soul Calibur. Esatto. Soul Calibur 4. 4, esatto. 4. Si sono evoluti per il gruppo di Soul Calibur 5. Transcending history and the world. A tale of souls and swords eternally retold. Sette anni sono trascorsi da quando il cavaliere azzurro Siegfried sconfisse la Soul Edge, ma il suo malvagio potere è perdurato. Come perdura la brama di potere negli uomini! Ora nel mondo regna nuovamente il caos, e gli esseri umani contagiati da quel potere si trasformano in creature malfestate. Patroclus, cavaliere solitario, combatte per riportare ordine e ritrovare la sua giovane sorella perduta, Pirra. Sono Dampier e vi racconterò la loro storia. Quanti di noi sconfiggerà, nulla cambierà, ma forse non lo sai. Combattiamo per lo stesso signore, non è che credi tu sia. Patroclus non crede alle parole dell'uomo riguardo il suo signore Conte Dumas, ma si dirige comunque al suo nascondiglio in cerca di verità. Si trova però di fronte ad una peculiare scena. Fermeremo questa follia. Non riuscirai ad ottenere il potere della Soul Edge, Raphael. È tardi ormai. Perché ti chiamano Raphael? Spiegati, Dumas. È il mio nome. E uccidendo per me, tu stesso hai rafforzato il potere della Soul Edge che presto sarà mio. Ora non mi servi più. Solo Patroclus si rimette in viaggio alla ricerca dell'unica persona rimasta lì, Pirra. Ma nel frattempo, perché non vediamo cosa sta accadendo in Asia? Un padre e suo figlio ritrovati, oh, che tenerezza! Provami di poter essere degno di impugnare Kali Yuga. Non male. Vediamo se saprai fare altrettanto con me. Dove abbiamo lasciato il nostro Patroclus? Oh, eccolo recarsi a chiedere consiglio al cavaliere azzurro che sconfisse la Soul Edge 17 anni prima.
riuscirà ad ottenere la Soul Calibur? Dimostra il tuo valore! Andiamoci! Quanto pare non è degno di impugnare la spada dello spirito. Aspetta! La tenacia e il coraggio a quanto pare non ti mancano. La Soul Calibur però ha perso il suo potere. Avrai la spada, ma per risvegliarla dovrai ottenere il potere dei due cani. Ti aiuteremo nella ricerca dei talismani e ti accompagneremo fino al risveglio del potere dello spirito. Cavaliere non più solitario si reca in Asia. I potenti talismani appartengono a due giovani fratelli. Chi abbiamo qui? Chi è questo bel giovane? Vengo per i talismani. Non penso proprio. Insomma, uno non può mangiarsi un pollo in pace! Ho fame! Calibur si è risvegliata! Si avvicina allo scontro con Nightmare, colui che incarna il potere della Soul Edge. Ma Atrocross non è il solo a perseguire questo obiettivo. E Tira, serva del potere oscuro della spada, è pronta a dare la vita per proteggere il suo signore. Chi la spunterà? Dov'è Pirra? Che ne hai fatto? Ormai non è più la tua sorellina. Ti sconfiggerò e riavrò mia sorella. Pirra? Ma che... Adesso il potere è in me! L'unico vero potere! Non so chi tu sia, ma distruggerò te e quella spada! Sorella, perché? Thank you.
così il potere della Soul Calibur riuscì a liberare l'anima di Kirra, eliminando quello della Soul Edge. E i fratelli di nuovo riuniti, oh, vissero felici e contenti, oh! Almeno fino al prossimo capitolo del videogioco. Fatemelo sentire l'applauso! Mamma mia quanti sono! Soul Calibur Live! Ma la certa! Sono tanti, sono di più! Le autrici, le organizzatrici del gruppo! Alessia, Giulia, Veronica! Fatemi rivedere, corsa verso il pubblico, vado alla parola del pubblico, sul Calibur Live! E quale apertura più imponente per una gara così grande! Grazie ragazzi di essere stati con noi! Quindi ancora grazie al gruppo di Soul Calibur! Mauri! Beh, devo dire che ce n'era uno doppiato particolarmente bene, vabbè, adesso non l'avevo passato. Che gag! Mi scappa la gag!